Signori e signori, buonasera, un applauso. Allora cominciamo subito questa puntata particolare, speciale, pensata proprio per voi, per tutti quei nonnini che hanno tantissimi ricordi, per tutti quei giovani che non sanno i vecchi mestieri. Siamo andati alla ricerca di un'associazione speciale, abbiamo trovato la nostra presidente Dorina Burattin, che è presidente della Proloco d'altri tempi di Corezzola, che è un'associazione culturale che si propone di far rivivere gli antichi mestieri, risvegliando graditi ricordi nelle persone che quegli anni li hanno vissuti davvero, al tempo stesso creando curiosità nei giovani e nei bambini. Avevo promesso ai miei telespettatori di portare allora gli antichi mestieri, ci siamo riusciti. Questa sera è una serata particolare perché sono veramente qui, poi faremo una bellissima carrellata e parleremo proprio con queste persone, ma prima di tutto vado ad intervistare la signora Dorina. Vi ricordo come sempre, come le altre puntate, potete interagire con noi con lo 049 7800204, questo è il nostro numero di telefono per parlare con noi in diretta, e poi 342 533 9744 invece per mandare i vostri messaggini, e naturalmente durante la settimana stammi bene @caffetv24.it. Quindi serata speciale, la serata per non dimenticare le tradizioni, perché le tradizioni non vanno dimenticate, è il vostro vissuto, sono tutte cose che porteremo sempre, le cose che abbiamo imparato, vanno comunque tramandate, i nostri giovani non conoscono queste cose e quindi voi fate addirittura, mi sembra, una scuola, insegnate queste cose. Certo. Ma te lo chiediamo adesso nello specifico, intanto ci racconti un po' come nasce l'associazione. Sì. Allora, buonasera anche da parte mia e da parte di tutti i miei lavoratori qua, che ognuno di loro ha un mestiere da fare. Come diceva Nicoletta, noi siamo una Proloco e ci siamo proprio specializzati in questo tipo di spettacolo, diciamo. Ecco, siamo nati nel 2002 e sempre con l'intenzione di ricordare le nostre origini, di far conoscere ai giovani le tradizioni, i nostri usi e costumi, che i lavori appunto che si facevano nelle case come artigiani e nei campi come contadini. Questo permetteva alle famiglie di vivere, era un reddito povero, ma che permetteva di vivere abbastanza bene. Ecco, siccome questi mestieri, mano a mano che andremo avanti, scompariranno, sempre ecco, più purtroppo. Saranno più, sempre sì, più rari. Ecco, noi abbiamo pensato appunto di riproporli e di portarli nelle piazze. Siamo a disposizione per le scuole, per le scuole di ogni ordine e grado, nelle piazze, come dicevo, siamo andati ieri in una casa di riposo. Ecco, negli anziani risvegliamo un po' queste emozioni, sì, questi ricordi. So che sono molti all'ascolto perché avevo promesso già gli anni passati che sì, mi sarei adoperata, perché per chi non si può muovere, anche per chi certo, parla, e questo è un loro sentire, un loro bisogno, ecco, perché comunque fa parte appunto dei loro ricordi. Quindi Caffè TV 24 è una televisione vicina anche alle persone non più giovani, un po' tutte le famiglie, ecco, perché entriamo nelle case delle persone ogni sera con rubriche, telegiornali, insomma siamo una emittente molto, molto importante su questo senso, e volevamo appunto riscoprire questi meravigliosi lavori. Appunto Radio Caffè 24 ci ha dato questa grande opportunità, ecco, una televisione che si interessi di noi, ecco, sì, ci ha fatto piacere, tanto piacere venire e potervi far vedere quello che sappiamo fare. Devo dire, tu Dorina, sei stata, dove sono? Di qua da te, ecco, perché questa sera abbiamo le telecamere, allora sei stata in Rai anche recentemente, sì, ti chiamano un po' dappertutto. Siamo stati tre volte in Rai, siamo stati con la trasmissione di Luca Sardella, siamo stati con la Rai appunto nelle oasi del WWF. Certo. Poi anche all'Expo di Milano vi hanno chiamato. E poi siamo stati all'Expo di Milano, là abbiamo avuto grande successo perché abbiamo avuto grandi, tantissime telecamere e in più giornali, La Repubblica, Il Corriere della Sera, che si sono espressi con i nostri, certo, ecco, delle nostre cose che facciamo, e siamo stati tanto contenti, eravamo stati invitati dalla Coldiretti provinciale. E poi giriamo, siamo stati a Torino, siamo stati nel Lazio, siamo stati tante nelle Marche, siamo stati in tanti posti. E bella. Si fa fatica, è un impegno, però questo ci dà anche tante soddisfazioni. E come stasera io
non sapevo quanto spazio potevo dare, quanto spazio potevamo avere, però non potevo lasciare a casa qualcuno, perché tutti abbiamo voluto esserci, poter farsi vedere, poter esprimere le nostre bravure, perché bisogna dire anche questo, siamo bravi, sì, me lo dico da sola. Brava. E lo dico, e lo dico a tutti i miei soci. Ecco, quindi ti dicevo, Nicoletta, che quando siamo nelle piazze, no, vedi tantissimi anziani che si avvicinano, no, e vanno via con le lacrime agli occhi. Immagino. E questo ci fa, da una parte ci fa piacere, perché penso che dentro di loro cosa andiamo a risvegliare, certo, capito? L'emozione. E nei giovani troviamo tanta curiosità, che ci chiedono e ci domandano. E per questo speriamo di fare qualcosa. Io sono contenta perché questo nostro gruppo ha una grande, come si dice, ha una grande voglia, esclusività. Sì, ha una voglia, lavora tanto anche sul sociale. Bellissimo. Perché noi portiamo via delle persone che pensa non sono mai andati a Roma, non sono mai andati fuori in un albergo. Siamo andati a portare via delle persone che purtroppo stasera non ci sono perché sono ormai avanti nell'età, però negli anni scorsi io non sono mai stata in albergo, mi dicevano. Ecco, quindi per loro. Allora li abbiamo muoversi. Tirati fuori da casa, che magari erano soli, che avevano i figli lontani, non avevano contatti con il mondo. E venendo via con noi, ecco, si sono arricchiti anche loro e loro hanno arricchito noi. Che bello. È sempre bello, ecco, questo scambio. E trovando anche sto riscontro nelle persone, questo ci incoraggia ci fa andare avanti. E migliorare sempre più. E sempre pensando di migliorare sempre più. Mi hai già promesso che in primavera verrai qui, farete le tagliatelle, farete senz'altro, le... Senz'altro. Cioè qua quando si tratta di mangiare qui sono tutti... Si prenotano tutti. Sì, faremo le tagliatelle, perfetto, faremo i gnocchi, faremo tante cose. Ok. Cose adatte alla primavera. Allora io vado subito a sentire, adesso io mi permettete che vado qui dietro, perché vado subito a cominciare, perché io tante cose non le conosco, non le ho neanche mai viste da piccina, tantomeno adesso da adulta. Allora, buonasera signora. Buonasera. Questo si chiama Gorlo. Tanto come si chiama lei, signora? Loredana. Da dove viene? Da Piove di Sacco. Da Piove di Sacco. Allora, ci racconti un po'. Questo si chiama Gorlo, è per fare sulla lana, dopo una volta fatta su tutta, viene legata agli angoli, tirata via, messa a bagno, perché deve colorare, e dopo si rifà da nuovo il gomitolo per fare le maglie, per fare tante cose. Era un lavoro che veniva fatto dalle ragazze di una volta. Di una volta, sì, adesso ormai queste cose qua sono passate. Quelle che si dovevano sposare? Quelle che si dovevano sposare, si facevano la dote, si facevano tanti lavoretti, tutte a mano, perché nessuno andava a comprare cose, veniva solo fatto tutto e a mano. Bambini. E i bambini? Ecco. C'è molta curiosità anche verso questo attrezzo. Sì, questo è Gorlo, si chiama. Perfetto. Ecco. Andiamo allora invece dalla signora qui. Buonasera, buonasera. Buonasera. Come si chiama? Io mi chiamo Gianna, sto ricamando le tovaglie perché una volta si faceva la dota e adesso riporto il lavoro di una volta. E ora ai fioi bisogna dare una bella dota. E chiamà perfino a me aiutante, perché settimana prossima si sposa Natosa e sono in drio col lavoro. E ora che ho detto fammi un piacere, fammi il punto giorno, perché ste tose, insomma, non voglio fare differenze. Io non sposasi a quattro e sono con questa settimana prossima. Come funzionava questo punto giorno? Ci puoi spiegare? Questo è ricamo. Ricamo. Spiega perché qua. Questo è ricamo. Si faceva le lenzuola, le federe, la dote, insomma, anche su asciugamani si faceva le iniziali scritte. E dove si andava, scusa, ad imparare? Chi è che ti insegnava? Io ho imparato da mia mamma che avevo 7 anni. E dopo c'era le suore che insegnava una volta. Non c'era la palestra, la danza come tose di adesso. Ecco, e sono andata alle suore, me che insegnava mia mamma, che gli ero piccoletta. E dopo sono andata alle suore e ho imparato il resto.
Ecco, e ne dà soddisfazione di fare queste robe di una volta, insomma, che sono anche apprezzate, perché se anche adesso tosi, che viene chiedermi se che faccio a tenda, se che faccio a tovaglia, che ne è che apprezza anche ragazze adesso. D'oggi che vogliono imparare a fare questa cosa. Non è tempo. Le ragazze di oggi. E ora mi me cocciamo perfino aiutante. Perché ho sempre fretta. Ci puoi dire qualche. C'è il punto giorno, poi cosa c'era? È il ricamo. Vediamo la signora cosa ci dice. Sono Elsa, vengo da Vallonga, Arger Grande, ecco. Però tu sei abruzzese. Sono abruzzese, Doc. Lì ci sta. Ecco. Si mangia bene anche lì, sì, sì. Prima di cucina, sì. Cos'è che qualcuno. Ecco, mi dicono che dobbiamo andare di qua. Hotel. Ecco, sono il suo aiuto. La sua aiutante, e abbiamo fatto questo perché la ragazza si sposa in questi giorni. Ecco, questo è il lavoro, insomma, che è stato fatto. Una bellissima tovaglia. Poi questo, sì, ecco. Questo è il punto a giorno. Questo è il punto a giorno. Questo è il punto a giorno. Facciamo vedere questo punto a giorno che si fa, che adesso poi non si fa più, però adesso queste cose qua poi costano tantissimo perché non si trovano più, giusto Gianni? No, non si trova più fatto a mano. Se trova qui fate a macchina, che qua prima la vada e si desfa. Ecco. E si lavorava di giorno, di sera? Di giorno, si lavorava, di giorno, quando? Aspetta, d'inverno, tanto. Anche se chiedo perché io non so, quindi mi devi raccontare. Sì, sì, lavorava di giorno, per esempio d'inverno si lavorava di più perché non si andava in campagna. E allora d'inverno si lavora di più. So ricamo, so robe insomma a mano, e quando che non era riscaldamento si andava in stalla a scaldarsi quei bestie. Sì, perché la vita del contadino non è mai stata facile. Era questa. Perfetto. E ora dopo, quando che abbiamo da fare stavo matrimoni, una volta faceva risotto con i figadei, che era gaina lessa. E verdura cotta, a mattina per rinfresco gli faceva poenta e renga. Ostrega! Faceva così, invece adesso ti sei tutto. Magari sentiamo se gli amici a casa vogliono raccontare qualche aneddoto, potete chiamare in diretta o anche mandare i vostri messaggini, mi raccomando. Allora intanto ti ringrazio, poi torno dopo se anche hai qualcos'altro da raccontarmi. Sì. Grazie molte. Invece adesso io qua vado, perché qua mi stanno facendo la barba e anche c'è, vedo un cliente, allora mi metto, vengo qui dietro, ecco, e guardiamo sempre l'hotel. Porto sempre la storia, come una volta si andava qua a sedia oppure qua a carega, in giro per le case in modo da ciappare un franchetto, e qua ho un cliente che purtroppo deve aspettare 5 minuti da barbiere. Sta guardando il giornale lì? Sì, e si passa il tempo, aspetta con pacienza, vero? C'è Salvini? No, dai. Va bene, dai. Quindi insomma, voi andavate per le case? Sì, qua visita, si andava per le case, in modo che la gente per le case non aveva la macchina. E ora si andava nelle case e si aiutava magari anche agli anziani. Dal baron da casa? Dal baron da casa, si fava la barba, dopo te facevi il tosetto, il boccia, te facevi i capelli. Ecco, gli arnesi non erano come quelli che si usano adesso, erano diversi? Come tutto a cambiare, a cambiare anche gli attrezzi. Ecco, cioè, hai qualche attrezzo da far vedere? Sì. Adesso, allora vediamo gli attrezzi. Macchinetta, questa qua è la macchinetta che si tagliava i capelli. Poi vediamo. E adesso c'è il rasoio. C'era la cinghia che andava attaccata al muro, vero? Eccola qua, la cinghia. Col rasoio si andava a sistemare bene la lama. Quando che la lama era al punto giusto, si partiva col taglio della barba. Vi vedo proprio una bella valigetta qua, vediamo se c'è un po' di se riesce, tu riesci a vedere? Sì. Fa fatica, dice. Poi, questa la usava anche mio nonno. La brillantina e Linetti solida. Ah, solida. Questa ha 65 anni, questa qua. Da tenere perché vale. E dopo fatto la barba c'è il proraso, che a tanti anni si fa un po' pubblicità, ma è un proraso che si usa per assodare la pelle. Ok. Dopo aver fatto la barba. Adesso la barba è pronta. Sì, vai, fai quello che devi fare. Posso partire? Sì. Staga attento, sa che adesso parlo anch'io un po' in dialetto perché sono qua, sono veneta, allora staga attento. Ecco.
Sì, sì, non ci sono problemi. Ah, quei signori mi hanno raccontato che 5 giorni che non si fa la barba per partecipare a questo programma. Eh sì, la moglie comincia a brontolare. Se no. Ecco. Quindi insomma lei l'ha detto la barba in tutte le varie, i vari spettacoli che fate in giro. Sì, sì. Sempre una presentazione di storia, ecco. Come è arrivato a fare questa presentazione? Chi è che le ha dato l'input per fare questa cosa qui? Perché non è semplice, cioè investire tutto questo tempo per fare qualcosa. La signora Presidente era un po' coinvolti un po' tutti quanti, no? E ora mi ha coinvolto anche a me. Cioè. Ne manca il barbiere. Ora piano piano se non riuscivo adesso quanto? 20 anni e che siamo di più anche forse. Dal 2002 che siete attivi? Sì. Ah, ok, perfetto. E andiamo in giro a portare tutta la nostra storia, che è bellissima. Bellissimo. Bellissimo. Perfetto, vediamo allora la ecco. Per velocizzare il tutto, vuoi farci vedere poi cosa faresti dopo? Ecco, che così, perché facciamo in tempo a fare anche gli altri. Sì, ecco. Certamente, dopo, più tardi, finiamo bene. Ecco, vado avanti, poi torno da te perché mi devi far vedere anche quando gli dai il profumo. Perché mi ricordo che il nonno lo improfumavano per bene. Ah, adesso io vado qua, non mi siedo perché non è ancora pronta, ma devo andare da questo signore qua. Buonasera, come si chiama? Comindo. Comindo e poi? Ferretto. Ferretto, di dove? Di Vallonga di Azzergrande. Di Azzergrande, ah, bel posto. Ah sì, è un paese di Mussi. Il paese di Mussi? Sì. Perché lui studia? ci stiamo divertendo alla grande. Intanto ricordo, cari telespettatori, non abbiate paura se volete interagire con noi. Ecco, lei mi deve raccontare che cosa sta facendo. Ecco, mi studio a fare gli sbalzi. Ecco. È una corla fatta con dell'erba palustre e serviva una volta per legare i covoni di frumento. Ah, ok. E si faceva nelle stalle perché era l'unico posto della casa che era caldo e alla sera ci si metteva in stalla. Si facevano gli sbalzi, le donne facevano il ricamo, facevano la lana, c'era il filò. Il filò? Il filò, e si stava là e si raccontava tutte le avventure della giornata, e così, e questo qui sta facendo le sedie. E chi è che andava a prendere queste qua? Noi stessi. Sì, nel mese di giugno si va lungo i canali, ci sono dei ciuffi, si taglia, si deve mettere a seccare all'ombra per 20 giorni e poi ripulirla dalle erbe che non sono di qualità, diciamo, e poi durante l'inverno quando fa freddo presto, allora installa il caldo, perché era l'unico posto, ripeto, della casa che era caldo, ci si metteva là e le donne, e io ho imparato da bambino a fare anche io. Anche perché poi voi andate a riconoscere subito quello che era la foglia bella, quella da prendere. Sì. Si vede ad occhio. Si chiama Caresina questa qua. Caresina. Indietro Caresina. Caresina in Italia. E fai vedere poi quella cosa lì che hai fatto, intrecciato tutto. Questa qui era la misura, poi si arrotolavano. Questa qui era la misura che serviva per legare i covoni. Poi si tagliava, si annodava da una parte e dall'altra, era lungo 1,20 m, e quello lì serviva appunto per legare il frumento, che quando si tagliava il frumento col falcetto a mano, allora per legarlo servivano questi sbalci. Era proprio un lavoro da uomo questo? No, era un lavoro da donna. Ah sì, da donna? Sì. Che adesso qua i femmini non capivano, io fare l'orale, non so. Ne toccano altri, no? Ah sì, ah! Sì, soliti maschilisti! Gli uomini, alla fine sembra Yuri che tira avanti a baracca. Ecco, abbiamo capito. Bene, altre cose da dire? Abbiamo detto tutto? Sì, abbiamo detto tutto, non c'è altro da dire. Bene, allora passo da questo signore di qua. Buonasera, sì. Chiedo scusa per le spalle. Sì, ecco. Io sono Giorgio Crocco, sono di Corezzola e faccio l'impagliatore. Questo era un mestiere che una volta si faceva casa per casa e c'erano periodi dove si faceva, diciamo, il periodo per andare nei vari paesi ad aggiustare le sedie, insomma. E la stessa cosa, si va a raccogliere sempre a giugno il materiale per poi fare le sedie, insomma. Tutto qua. Sì. Era un lavoro molto apprezzato. Una volta sì, adesso purtroppo non c'è guadagno, non c'è niente, insomma. Nessuno chiede di impararlo. No, assolutamente no.
ammirati magari per l'intreccio, per questo, però alla fine nessuno chiede di imparare, insomma. Ecco. Voi conoscete la tecnica perché è stata tramandata di generazione, esatto, in generazione? Sì, perché comunque nelle case più o meno c'era sempre qualcuno che faceva questo lavoro, insomma, perché purtroppo queste erano le sedie che c'erano nelle case, per cui, come diceva il mio amico Comindo qua, nelle stalle si aggiustavano, si sistemavano le sedie, insomma. Eh sì, non c'era la possibilità di acquistarne di nuove, quindi... Eh sì, esatto, anche i soldi erano quelli... Esatto. Ecco, esatto. Quindi ricordiamo, insomma, amici a casa, l'impagliatore. Sì. Ecco, anche sì. Tu di dove? Di Corezzola. Corezzola, sì. Perfetto. Allora invece adesso io passo da questa parte, chiedo scusa sempre per le spalle, e andiamo da... Boderì Maristella. Ciao Maristella. Da Vallonga di Arzergrande. Arzergrande. Ecco, io sto facendo questo quadretto con mezzo punto, insegnato da mia nonna, come che ha sentito dai miei amici, si lavorava sempre in stalla. Una volta non c'era la televisione, non c'era tanti cartoni, sicché la nonna, la mamma, ci metteva a imparare, a cucire, e ho imparato a fare il mezzo punto. Ecco, è sempre un tipo di ricamo? È sempre un tipo di ricamo. Però questo qua è proprio mezzo punto per fare un quadretto, per fare maglioncini, ricamarli. È sempre imparato una volta nelle stalle. Certo. Perché una volta c'era tanto caldo nelle stalle. Ecco. Non c'è richiesta da parte delle ragazze di questi? No, c'è la mia nipotina Rebecca che sto insegnando a fare, che ha fatto sto pezzettino qua. Però adesso studio, nuoto, impegnata, e adesso ci sono altre due bambine, vediamo se riesco, ecco, a inserire, sì, un po'... Perché sarebbe un peccato che la tradizione andasse persa. Sì. Ecco, quindi insomma mezzo punto si chiama. Questo si chiama mezzo punto. Facciamo vedere, che così lo vedono anche. Mezzo punto, vediamo. Ecco, che bello. Ecco qua. Grazie a questa gentile signora, grazie. Prego. Di essere con noi. E adesso invece qui vado, vedo una cosa gigante qui, io non so che cosa, sai che io ti ho detto sono ignorante in materia perché avevo la mamma sarta, ma io non ho mai fatto un tubo, ecco, io sono proprio sincera, ecco. Buonasera, io sono Maria Rosa e questo è il pizzo a tombolo. Oh, tanto? Il tanto decantato, nominato pizzo a tombolo. Sì, pizzo a tombolo. Perché costate anche caro voi che lo fate. Cioè siete, sì, poi perché ci vuole tanto tempo. Ed è una cosa. Siete richiestissime. Sì, anche le signore adesso non lavorano più di tanto e non è che vogliono imparare. Le ragazze giovani nemmeno a parlarne. E le signore di una certa età sì, perché noi come associazione abbiamo la nostra sede. E le nostre signore, le mie amiche, sì, ognuno fa qualcosa di diverso. E quando noi andiamo in giro, andiamo nei paesi a far vedere cosa sappiamo fare, le signore parlano con noi e chiedono se possono venire. Così noi diciamo, le nostre porte sono sempre aperte, chi vuole venire, chi sa, insegna. Che bello, vedi. Aspetta che vediamo se abbiamo una telefonata. C'è qualcuno? Buonasera. Buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Sono Clara di Ponte San Nicolò. Provincia di Padova. Provincia di Padova. Mi sa che la conoscono perché vedo che sono tutte con le... Ecco, è la sua amica? Sì. Certo. Ecco, facciamo di matrimonio. Volevo... Prego, prego. Ciao Clara. Ecco. Ciao. Allora, è contenta signora di vedere queste cose in TV? Sì, sono contentissima sempre e volevo complimentarmi con tutti loro ancora una volta, in maniera particolare con la Dorina che ha messo in piedi tutta sti ricordi, tutto sto lavoro. Grazie Clara. Ecco, si rivive sempre un po' dei tempi antichi. Penso che faccia piacere sì ad anziani, ma a tutti, insomma, ecco, rivedere. Sì, Clara, noi abbiamo pensato di portare in TV queste cose perché tanti anziani non si possono muovere. Abbiamo la fortuna di avere il nostro direttore che ci consente di sperimentare anche queste cose, devo dire grazie a Massimo Righetto, e spero di farlo nuovamente perché io sono molto vicina ai non più giovani. Penso sempre di fare delle cosine per loro, per far passare meglio il tempo, perché possono vedere attraverso la TV cose di un tempo e soprattutto non dimenticarle, ecco, e per i giovani poterle scoprire, perché tanti ragazzini non hanno mai avuto modo di vederle.
Grazie Clara del tuo intervento, vuoi dirci qualcos'altro? Altrimenti noi ti salutiamo. Niente, volevo appunto ricordare che sono stati, noi abbiamo un'associazione per disabili qua a Ponte San Nicolò, gli Amici del Mondo, e li abbiamo invitati, sono stati i nostri ospiti, insomma, proprio per dimostrare questi lavori. Che bello. E niente, mi complimento, saluto tutti, anche voi della redazione. Grazie. Grazie a tutti. Grazie, grazie, grazie Clara. Bene, buonasera. Bene. Buonasera a lei. Vi ricordo allora 049-7800-204 se volete intervenire questa sera e parlare con loro, perché sono loro i protagonisti. Stavamo dicendo che questo è il pizzo a tombolo. Sì. Questo viene lavorato a rovescio, perché se il filo si rompe si fanno i nodi e non si vedono molto. E questo sarebbe praticamente pizzo di Cantù, perché ogni posto ha il suo modo di lavorare. Perché qui a Cantù fanno i fiorellini, fanno le foglie, vedi? Ogni posto ha il suo modo di lavorare. Si lavora con i fuselli, che sono questi, sempre in coppie, due alla mano sinistra e due alla mano destra, e si fa un intreccio come per fare i tappeti, come per la tessitura del tappeti. Okay. E poi ci sono vari, certo, varie tecniche, vari punti. Questo è punto tela, questo è punto mimosa, e questo per fare le foglie, ognuno dipende da quanto tempo si lavora. Il filo si rompe spesso oppure? No, perché poi vedi, se qui è un fiorellino, si inizia e si finisce, certo. E questi sono i nodi che vengono, poi si levano gli spilli, si mettono gli spilli per la tensione, quando si è finito tutto il lavoro, perché vedi, certo, è un po' lungo, e si gira, certo, dall'altra parte. Vedere per, a casa, se no non vedono, anche se tu alzi, che così, ecco, vediamo, così cari telespettatori, vedete che, ecco, questo è proprio artigianato, questo è proprio, diciamo, tutto con le mani, guardate l'abilità della persona, la bravura, complimenti signora, complimenti. Telefonata? Pronto, buonasera. Sì, buonasera, sono Alice da Brescia. Alice da Brescia, buonasera. Con permesso che passo davanti alla telecamera, perché qui, ecco qua, signora, chi è? Mia nipote. Tua nipote, quanti anni hai? Io sono una di quelle giovani che non si interessano, come dicevano prima le signore. Ai. Mi permetto di dissentire, perché non è vero. dimmi meglio però. Quando io ero piccola, che passavo tanto tempo a Ponte Longo, andavo spesso a guardare queste signore, mi interessavo e provavo anche con loro a fare le cose. Non so se loro si ricordano di me, però non mi ricordo. Signora, ci dica, è vero? È vero, sì, è vero. Ecco, quindi sì. Brava allora, brava, ti facciamo i nostri complimenti. È bravissima la mia Alice. Sì, questo vuole essere anche uno sprono per tutti i giovani a provare a interessarsi, perché sono abitudini che poi dopo non ci insegnerà più nessuno, quindi... Ah, è vero, esatto. Che la conosce bene è la Maria Rosa e la Mariuccia. Ah, certo, ciao! Perché a Corenzola abbiamo una scuola di lavoro, dove ci troviamo tutti i mercoledì pomeriggi, e quando veniva giù per le vacanze me la portavo al lavoretto, diciamo. Ah, benissimo. Ma Corenzola, devo venire a trovare il vostro sindaco, perché veramente... E venga a trovare noi. Ecco, no, perché dico, quante cose fate qua. No, è interessante, avete tutto? Sì. Va bene. Anche la corte benedettina. Dimmi, carissima. No, ne approfitto per salutare tutti e per ringraziarle per quello che fanno. Perfetto. Benissimo. Vado dal barbiere, scusate che vado dal barbiere, perché mi deve due secondi che mi devi improfumare l'uomo. Ecco, adesso me lo profumi per me. Una piccola profumatina, come si faceva benissimo. Ecco. Dobbiamo asciugare bene la faccia del nostro. Un lavoro fatto bene, che dopo la moglie stasera lo aspetta. La barba è bellissima, guarda che faccia che ha. E dopo ci vuole anche il famoso proraso. Ecco. Che ora? Ah, beh, questa sera, guardi. Ecco, dicono che la moglie le salterà addosso. Penso. Qua di qui dicono. Eccoci ecco. Qua. Va bene. Abbiamo servito. Ecco.
20 lire. Cosa c'erano? Le lire? Le centesimi. Ah, i franchi c'erano, cari miei. Allora, okay, e lei ha atteso, sta leggendo sempre di, mi raccomando, sempre mi lega di Salvini. Sa. Buonasera. Va bene. Vado di qua che un'altra telefonata. Pronto, buonasera. Pronto? 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 Buonasera, con chi parliamo? Allora, io sono la Mariuccia, la sorella della Gianna. La sorella della Gianna, tua sorella? La ricamatrice. Eccola. Grazie. Qua. Ciao, dimmi. Volevo dire. Volevo dire a tutto il gruppo, intanto bravissimi, e poi soprattutto quando hanno fatto vedere il signore che ha fatto i legacci. I sbalzi. Ai sbalzi. Ecco, ha ricordato mia mamma. Mi ha ricordato la mamma, perché anche la mamma collaborava in questo gruppo. Sì. È vero. E sì che è stata una cosa emozionante. Dico a Dorina, che è il loro capo, di ringraziarla caramente e di augurarle tante di queste serate. Grazie, ciao, grazie. Buonasera, grazie a voi. Ecco, grazie, insomma, anche la signora Mariuccia. Io ero arrivata da questa parte, ecco qua. Buonasera, scusate se per le spalle. Buonasera, io con chi parliamo? Mariuccia. Mariuccia. Vengo da Corezzola e sono del gruppo da ricamo. Ecco. E facciamo lavoretti. Ma tu quando hai imparato, Mariuccia? Sempre da piccola, dalle suore, quando eravamo in vacanza dalle scuole. Invece di andare per le strade rosoleon, diciamo, ecco, andavamo dai suore e ci insegnavano qualcosina, insomma. Ecco. Telefonata. Poi mi dici com'era la vita di una volta vostra, eh? Sì, mi dici, sì, mi raccomando. Sì, sì. Ecco, buonasera. Pronto? Sì, pronto. Buonasera, con chi parliamo? Sono Morena, la figlia di Loredana, la signora che sta filando la lana. Signora, è tutto il parentado stasera, ecco. Sua figlia non sa fare quello che fa lei? No, no, ne fa tanti lavoretti, ecco. Sì, ah, sì, 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 è bravissima proprio. Bene. Solo che lei non ha tanto tempo perché fa, aiuta il marito che fa il parrucchiere. Il parrucchiere. Sì, okay. Che non fa, cioè, bene, per quello. Cosa ne pensi di tua mamma in queste vesti? Io la adoro, vorrei essere là sempre anch'io ad aiutarle, perché adoro gli antichi lavori, sono bravissimi. È vero, è vero. Il fatto anche che poi loro sono molto attivi, sono sempre sul pezzo, come si dice, sono sì, molto coraggiosi. Sì, sono tanto, sì. Bene, ci fa piacere che tu stai seguendo, ecco, penso che questa sera abbiamo tanti telespettatori in più, perché qui ci stanno veramente chiamando un po' da tutte le parti, anche perché è una novità, non si è mai vista in televisione una diretta televisiva con i vecchi mestieri, ma Caffè TV 24 fa questo e anche di più. Io ci sono riuscita perché sono capatosta. Allora, vado da questa signora. Com'era la vita di una volta? Ci si alzava alle... Alla mattina si andava a scuola, eravamo piccoli. Si andava a piedi, vero? Sì. Perché non c'era altro? Niente, quello che se poteva... Quei sgalmare? Anche. Ecco, è caldo in casa. Ecco. E in sue vacanze andavamo sempre dai suori che ti insegnava. Oh, queste suore tutto sapevano? Sì, sì, no, piuttosto andare... Le ragazzine non andavano. Dice, e poi si andava alla messa, perché messa, dottrina, confessarsi, e fioretto che non mancava mai. E adesso tutte queste cose non che si picchia, è una vergogna, ecco, diciamolo, ecco. Sì. Una vergogna, che è peccato che si hanno perso tutto, meno voglio dire, ma comunque quella era una vita di che era meglio di adesso. Era meglio. Sì. Tutto qua. Perfetto. E siamo del gruppo, siamo tutte amiche, ci troviamo in compagnia. E dovete bene. Anche Massa. E dopo che siamo in compagnia c'è chi fa il dolce, ce la passiamo 3 orette alla settimana in compagnia e si passa il tempo così. Allora vado invece dalla signora qui, perché sennò grazie, non faccio in tempo, perché qua... Grazie, signora. Adesso aspettiamo, ecco. Ascolta. Qua volevo salutare tutta questa gente. Che... Intanto chi sei, cara signora? Sono della casa del Pozzo di 90 Padovana. Ah! Ecco qua. Voglio parlare con la barista che si chiama... Signora, ha chiamato per me? No, vero? Ecco. Con la badessa? Sono io la badessa. Mi ha battezzato ieri lei, badessa. Vieni. Dorina. Sì, attenzione che... Dorina, cosa mi combini?
Ecco. Vieni qua. Ciao Rosanna! Di qua. Ciao cara! Ciao mamma mia! Di qua. Che piacere sentirti! Ah, brava, brava! Hai detto coinvolto anche gli altri amici che te che là? Sì. Ma quanto bello! Siamo tanto contenti tutti, certo? Sì, 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 e immagino! Guarda questo momento qua che te vedo! E hai detto visto adesso quanto bello che siamo qua? E tu visto Radio Caffè 24? Caffè TV 24 e Radio Caffè sono anche, noi abbiamo anche il gruppo delle radio, signora. Ecco. E poi le dico tutto l'elenco. Caffè TV 24. Bravo. Scusa sì. Nicoletta, qua sono massa emozionata. Ma non sei però... Grazie, sai. Ciao, ciao. Serata. Ciao, ecco. grazie. Ciao, grazie. Ciao. Salutone a tutti i nonnini. Anche gli altri, saluta gli altri. Anche tu saluta da, tutti, sai, anche la Daria, tutti. Là. Ciao. Grazie. Bene. Così proseguiamo di qua perché sennò non ce la faccio far tutti. Ecco. Prego, prego. Sono Elda e faccio la filiatrice. Quando vengono i bambini ci racconto la storia della lana. Ecco, raccontaci un pochino la storia della lana. Va bene. Ecco. Allora, di solito... Voce ci dicono. Sì, e di solito il pastore una volta all'anno tosa le pecore. Poi questa lana viene lavata non 10 volte, 20, ma più di 100 volte in acqua corrente. E poi viene, quando è bella asciutta e bella pulita, viene cardata, cioè pettinata, ecco, con questo attrezzo. Anche qui non 10 volte 20, ma dopo più di 100. Aiuto. Quando è bella cardata e bella soffice, si può filare. Ah. Una volta filata, riempita la rocca, questa qui, quella. E ti trovi il gomitolo, che poi dopo la signora appunto sì, l'ha messo nel collo. Così. Ingegnoso, erano ingegnosi i nostri vecchi. Sì, erano autosufficienti. Autosufficienti, vedete? In tutto e per tutto. Ecco, di dove sei? Di Brenta da Va, sempre Corezzola. Corezzola, sempre grazie Corezzola. Di essere intervenuta in questa trasmissione. Io proseguo nel mio cammino e vado qui da questa bella signora. Buonasera signora. Buonasera, sono Giovanna. Sono da Brinta da Ba, Corezzola. Sì. Faccio le bambole. Ecco, le bambole. Mi incuriosisce molto perché una volta non è che andavano al supermercato o nei negozi di giochi a prendere le bambole, ma volevano giocare. Allora, sì, i nostri nonni che si mettevano lì in stalla nel periodo invernale dicevano: te faccio misugar con qualcosa, vero signora? Sì, quelle le pannocchie facevano le bamboline. Ecco. Ecco, c'è anche chi dice che non la... Un'altra telefonata? Non ha mai avuto la bambola. Però adesso sentiamo la telefonata e poi sentiamo il suo racconto. Sì. Buonasera. Buonasera. Con chi parliamo? Sì, chiamo da Piove di Sacco. Come si chiama, signora? Bruna. Bruna, salve Bruna. Volevo fare i complimenti a tutti. Grazie. In particolare alla Gianna e Vistone. Complimenti per i lavori. Speriamo che proseguano, nel senso che qualcuno continui la loro opera. Eh sì, sarebbe un peccato che veramente terminasse. Per fortuna, per fortuna che ci sono loro che mantengono vive queste tradizioni, che fanno parte della nostra storia, che non va assolutamente dimenticata. Lei, signora, giocava con le bambole come queste? Sì, giocavo con le bambole. Ecco. Ha bei ricordi anche lei, signora, allora. Sì. Senz'altro, ecco. Va bene. Grazie. Saluti tutti. Grazie. Dicevamo che queste sono le prime bamboline che facevano una volta. Poi erano le bisnonne, le nonne, così, le mamme. Chiedevano se volevano una bambolina, gliela facevano queste foglie, insomma. Era l'unico gioco che si gioco poteva che avere. Poteva avere, ecco. Sì. Ci puoi mostrare qualcuna di finita? Vedo sì, qui, ecco, vediamolo un po' così, Otello. Sì. Ecco qua. Guardate che bellezza, eppure guardate l'ingegno di una volta. Ecco. Guardate, con poco, con le foglie di pannocchia. Ecco, poi faccio i vestitini, con gli straccetti, facciamo un po' tutto. I capelli sono... i capelli, di cosa... Il ciuffo della pannocchia. Pensate un po'. Sì, poi c'è il bastoncino... per fare le braccia, la colla con acqua e farina. Ah sì, vero. Poi le bagno con l'acqua perché sennò si rompe, perché sono molto delicate. Se le piego si rompono. Tutto così, ecco. I bambini rimangono estasiati quando vedono queste cose. Sì, che vogliono imparare a farle, sì. Ecco. Sono proprio cose salutistiche queste, ecco. Sicuramente sono giochi che sono proprio sostenibili al 100%. Grazie del suo intervento. Adesso io vado qui da un signore simpaticissimo, perché... Telefonata.
Ecco qua. Buonasera. Buonasera, ciao a tutti. Con chi parliamo? Sono Manuela. Manuela, da dove, signora? Del gruppo Temponi di Bottrighe. Volevo fare i complimenti a Dorina e a tutto il gruppo. Grazie. Bene. Bottrighe, Rovigo? Sì. Ah. Tutto il gruppo. Bene. Signora, abbassi il televisore perché sennò... Rovigo, Rovigo. Perfetto, sì, perfetto. Sì, ma ci conoscono bene. Perfetto, grazie signora del suo intervento. Ciao, grazie a voi. Ecco qua, allora vado di qua, devo stare attenta qui. Ecco qua, buonasera, con chi parliamo? Con Ernesto Procadello. Voce però Ernesto, voce... Ernesto Procadello. Ecco, cosa... Di Curazzola. E io presento il suo guaro, i lavori da una volta. Ecco. Le scarpe che... dei primi 900 e fino agli anni 50, ecco. Poi il lavoro è scomparso, insomma. Era un lavoro per i poveri, una calza povera, sì. Perché no, quasi vorrei dire l'80% si faceva in casa, sì. Genitori... Si ricavava dal tronco di un albero, si sceglieva l'albero giusto, cioè il tronco giusto? No, ma... Si usava qualsiasi legno, qualsiasi tipo di legno che veniva in mano. Okay. Sì, adesso la prendiamo. Un secondo che racconta, un secondo. E dopo, ecco queste qua, le famose sgalmere che si portava. Fammi vedere le sgalmere che mi hanno sempre detto tutti quanti. Famose sgalmere qua. Di sotto. Ecco, cari ragazzi, per chi non avesse mai visto queste sgalmere, ecco qua. Qua. Ecco. Famosa scarpa povera perché... Vuoi vedere che tornano di moda fra un poco? non credo. Con la politica questo è per i bambini. Addirittura per i bambini. Certo, perché era un po' complicato portarle perché non aveva. Mamma mia, sta che male. Non aveva l'articolazione, allora si soccupava, si strisciava un po' per poterla portare, perché sennò. Vedo anche le sabattine, avevi anche i soccoli. I famosi carioche, diciamo in dialetto nostro padovano, perché qua. Ecco. Queste qua, originale del 36. Del 36? Del 36, queste qua, originale. Mamma mia, inquadriamo bene perché è stupendo. E questo sono nate, non un modello, si è fatto un modello, perché una volta non si usava niente. Con tutti i pezzettini di cuoio che si avanzava, si ritagliava e si univa. Cui, ecco. Non altro si buttava proprio via niente. Che alla sera quando la indossavi, alla sera quando tornavi a casa che avevi il sangue. C'era il lavatino. Allora la mamma o la nonna impassava con un po' di stoffa, cercava di recuperarla un po' per poterla portare, insomma. Certo, perché altrimenti aveva il sangue. Tutti. Ecco. Intanto seguiamo la telefonata per continuo a parlare con te. Devo anche velocizzarmi. C'è la telefonata? Sì. Buonasera signora. Mi dica signora, buonasera. Buonasera, sono Costantini da Piave di Sacco. Mi dica signora, buonasera. Ecco. Io ho un ritorno però, dica signora. Dica. O mi abbassa la televisione perché altrimenti non sentiamo. Vediamo. Adesso se perché. Eccoci, vediamo se la signora mi abbassa il televisore perché altrimenti c'è un ritorno che non capiamo più niente. Mi sente signora? Sì. Ecco, cosa ci vuole dire? Volevo salutare il gruppo perché facevo parte di quel gruppo là anch'io. Benissimo signora, vi ricordate di questa signora voi? Ecco. Perfetto. Signora, la salutano tutti. Ciao Tersilla, ciao. Un bacio a tutti, saluto a tutti, Dorina e tutto il gruppo, Antonio, tutti quanti. Ecco, allora io mi velocizzo, altro da dire che devo far presto? Niente, che ormai è un lavoro scomparso, ecco. È finito, non penso neanche più che ritorna. Ecco, non si sa mai, visto i tempi, dai, non si sa mai. Non so. Ecco, vado dalla... Sa cosa che ci vorrebbe? Ecco, dimmi. Adesso, non so, stasera che ci fosse un grande compresso qua dentro, che suonava, ecco. Non so. Vasco Rossi. Vasco Rossi. Chi indossasse un pario di sgalmare così. Vasco, se ci senti, già che te devo sgalmare. Sta pure sicura che allora la gioventù torna di moda. Ecco, allora massaggio per Vasco Rossi per usare le sgalmare. Non è male sta idea. Signora cara, come si chiama? Maria Teresa. Di dove? Di Ponte Longo. Di Ponte Longo. Di Ponte Longo. Ecco. L'ultima sarta rimasta. Ecco, perché qua, e quelle che ci sono, signora, costano care.
è buone da niente. È buone da niente. Ecco. E niente, è un mestiere che non si fa più a meno che una non si adatti, ecco, a arrangiarsi. A... Io so che la mia mamma mi diceva che si andava dalle suore ad imparare a fare la sarta una volta, o no? Chi no? Dipende. Ecco. No. Pagavano poco, anzi, pagava niente. 50 lire una volta ogni morte. E se faceva il soraffio, il bastidura, giusto? Sì, soraffio, sottopunti. Sottopunto. Beh, sì. Queste erano le macchine. Eh sì, telefono, sentiamo. Buonasera. Pronto? Sì, buonasera. Con chi parliamo? Buonasera, sono Francesca da Milano. Signora, lei di Milano, anche lei avrà le tradizioni come noi lì. No, per niente. Oddio, solo qua nel Veneto ci sono le tradizioni così. Sì, purtroppo mi fa piacere. Ah, vedi, siamo bravi in qualcosa. Volevo fare i complimenti perché, questa tradizione è molto bella. E poi saluto in particolare Gianna e Giorgio Crocco, perché noi siamo Francesca, Luisa, Luigi, la Marta di Palazzolo Milanese. Allora, tanti saluti, cari signori, eccoli qua. Ecco, vi salutano. Allora, grazie. Allora salutiamo anche Milano e tutta la sua provincia. Allora, altro da dire, signora carissima? Niente, un saluto a tutti. Chi fa da sé per tre. Ecco, sì. Vado qua, che sto... Ecco qua, devo fare i signori... Aspettate un attimo, perché ho anche la lavandaia. Buonasera. Allora, anche lui però, Io do una mano a lui. Allora, ecco, voi cosa fate di bello? Diciamo gli sgranapanocchi. Le sgranapanocchi? Ecco. Servivano anche quelli? Sono Luca Maurizio. Di dove? Di Correzzola, sempre. Di Correzzola. E questo attrezzo appunto è dell'Ottocento. Ah, bisogna girare. Dell'Ottocento? Dell'Ottocento. Ah. E questo qua praticamente... Però è una bella testa una volta, se metteva dentro il grano turco e così, vedi? Fino a che veniva ultimato. Interessante, sì, perché serviva anche questo qua una volta per poter fare. E dopo fare. Con gli scarti veniva alimentato il fuoco. Ecco, perfetto, benissimo. E con le foglie si andava a fare alla... I vari filò che venivano sulle stalle. È vero. Ecco, allora, siccome il tempo è prezioso, devo andare di qua dalla lavandaia. Ora io sto lavando con la cenere. Mancano 7 minuti, siccome che... Okay. Allora, una volta per fare il detersivo, che non c'era detersivo, veniva usata la cenere. Veniva filtrata su un telo, veniva messa in questa maniera. Mettevano la cenere che serviva qua, poi prendevano una pentola grandissima di acqua bollente, la facevano attraversare attraverso la tela e l'acqua bollente faceva sciogliere la cenere e questo diventava detersivo, che l'acqua portava giù la sostanza di cenere e questo diventava detersivo. Ma se la lissia famosa. Che la nonna mi diceva sta qua. Allora veniva fatto prima di sera, veniva fatto come un prelavaggio, sempre con questo metodo, così facendo sciogliere la cenere. Sì. e dopo al mattino veniva tirata su tutta la biancheria e buttata via l'acqua sporca, si rifaceva di nuovo sta lissia, che era sempre acqua bollente che con l'acqua bollente veniva filtrata e questo dava detersivo. E questo era il modo per avere il detersivo e anche il sapone si faceva con la cenere, mettendolo su un grande recipiente e dopo veniva messo con la soda caustica glicerina e veniva bollita. Veniva bollita e con questo dopo, quando era al punto giusto, veniva versato, quando era raffreddato, quello diventava sapone. Mi hai detto il tuo nome? Io sono Enrica. Enrica Marcato. Enrica Marcato. Hai spiegato benissimo. Sentiamo chi è con noi. Buonasera. Buonasera. Oh, un uomo. Da dove sono? Sono un ammiratore qui della compagnia qui. Benissimo. Da dove ci chiama? E sono Walter di Sinago, Milano. Ah, perfetto, Sinago, provincia di Milano. Ecco, volevo fare i complimenti a tutta la troupe lì, e in particolare Giorgio e la Gianna, che ci conosciamo.
Perfetto. Sì. È contento che abbiamo fatto una cosa del genere? Sì, sì. Bene. Infatti io con loro sono stato in contatto ancora e ancora complimenti ancora, vivissimi proprio. Grazie, grazie, grazie. Salutiamo Milano e provincia. Allora, adesso io vado da questo signore, ciao, perché io quando... Allora, dovete sapere che per portare su questa cosina qua, insomma, abbiamo lavorato parecchio. Come si chiama? Ernesto Cominato. Ernesto Cominato, guarda, intanto adesso a casa avranno tutti gli occhi sgranati perché non si vede tutti i giorni. È il lavoro del? Moeta. Del Moeta. Moeta, questo qua. Intanto diciamo qualcosa di questa macchina qua che ha circa 160-170 anni. Questa qua ce l'ha data un socio che adesso avrebbe 100. Deve venire anni. Avanti? Aspetta. Un po' più avanti, ecco. Allora vediamo se riusciamo. Ecco, siamo in diretta televisiva, pian pianino portiamo avanti, ecco che così. Ecco, vediamo. Ve lo dobbiamo far vedere a casa bene. Ecco, ecco, le dicevo che ancora questa qua. Aspetta che. Ancora, ha detto ancora. Occhio. Ecco, questa macchina qua intanto avrà 160-170 anni, era di un socio che adesso avrebbe 110 anni. Prima lo usava suo padre e prima suo nonno. E la cosa da vedere, da ammirare come è fatta, perché non si fa assolutamente nessuna fatica a usarla. Dal punto, bisognerebbe inquadrare questo punto, quel punto, per superare il punto morto, questo che fa da volano, con tutti i pesi, qui ho usato una menara vecchia, dei penue, tutto quello che non si poteva più usare è stato messo qua. Per trascinare il movimento. Adesso arriva, ecco così. Puoi rispiegare bene ancora, così da casa sì. Vedono bene, perché è arrivato anche Davide al supporto. Ecco. Vai, rispiega allora, bene. Dicevo, la cosa interessante è l'ingegno, perché sono usate, qui ci vuole un ingegnere per farla, no? Cioè, gli artigiani di una volta erano ingegneri. Allora, cominciamo da questo punto qua, che mi permette, quando io vado in bicicletta, quando arrivo sopra devo dare il colpo forte perché devo spingere, e invece qua basta che faccia così appena colpetto, si trascina il movimento che lo trasmette a questa ruota. Questa ruota ha tutti i pesi e contrappesi per mantenere come fa da volano, e trasmette il movimento qua. Io adesso mi prendo qua un secchio d'acqua, cade una goccia ogni tanto cade una piccola goccia per due motivi: per non scaldare e per mantenere l'acciaio la tempera. Per la cosa interessante, tutti questi coltelli non sono coltelli comprati. Questi sono fatti con pezzi di balestra di auto. Quindi si usava tutto quello che c'era, e con tutto quello che c'era si faceva coltelli, si facevano forchette, quello che c'era. Ecco. Quindi io adesso ho una goccia che cade ogni tanto cade una goccia, e vado avanti affilando. Si potevano affilare i coltelli, certo. E anche per esempio le forbici. Coltelli e forbici hanno angolature diverse, se ho una forbice la tengo quasi dritta a 90 gradi, invece il coltello la tengo in questa maniera. Mi piace questo coltello qua perché, perché ha un bel suono. Come si è trovato a fare questa cosa lei? Allora io sono entrato. Come è arrivato qui, soprattutto usare questa. Allora io sono arrivato solo 10 anni fa in questo gruppo e ho cominciato a fare il jolly. Fai questo, fai quello, fai quell'altro. Poi quello che mi precedeva ha avuto problemi di salute. Certo. Ha avuto problemi, non sarà mica il mio, no? E ha avuto problemi di salute, allora ho cominciato io. E ho avuto tanti maestri, perché uno mi insegnava in una maniera, uno mi insegnava in un'altra, e poi alla fine faccio come volevo io, ho detto. Ecco. No, ho il mio maestro qua, il mio maestro, il nostro vicepresidente maestro, ecco. È il maestro artigiano, veramente ecco. Bravo. Benissimo. E lui, ecco. Perfetto. E adesso tocca a me andare avanti, e alla sera però qualche volta ho i crampi. Hai i crampi perché insomma... Perché parto alle 9 e vado avanti fino alle 6 di sera, dice, sempre così. Così è. Perché... Sì. Se stai qua la gente si ferma, se la si ferma la gente guarda e va via. E va via, non capisce. Però sono molto chissà che magari trova qualcuno, che qualche ragazzo giovane che vuole imparare. Facciamo un appello. Non sarebbe tanto, l'importante è che vengano altri ecco. A incrementare, va bene? Grazie, ecco. Molte, grazie. Dorina, vieni qui, manca, adesso devo far vedere questo giocattolo, perché i giocattoli una volta non c'erano giocattoli, vero? Con chi no. parliamo? Con Antonio. Marcato.
marcato. Marcato. E io faccio i giocattoli di una volta. Eh sì. Quello sono queste cose qua che se non fate con gli scarti del legno che si fa le viti. Ecco qua, tagliando una fettina viene fuori una ruota. Se devi con girare un pochino perché sono un pezzo di fil di ferro. Questo vedo è un aratro che tirando sul paghetto qua si può andare. Questo è inventato mio nonno, mi ha insegnato il nonno. Vedete questo trattorino qua cammina e si fa così, giocava, quando si giocava con niente. Questa è la trottola, il nonno lo faceva girare e mi insegnava seduto sul cammino d'inverno perché stava freddo. Mi raccontava le fiabe e mi insegnava a fare queste cose qua. Bellissimo. E quella che adesso portiamo per le scuole e farle vedere ai ragazzi. Sì. Quando si giocava con niente, perché queste cose non costano niente. Vedete, questo datore sono due fettine di legno e due chiodi, non hanno un costo. Si divertono i ragazzi, adesso quando andiamo per le scuole gli piacciono perché le facciamo costruire da loro. Con loro. E questo è una soddisfazione. Fanno bellissimo, fare. Bellissimo, guarda, piace anche a me. Vediamo se è una telefonata, pronto? È caduta, perfetto. Dorina, abbiamo terminato. Voi sapete anche le canzoni? Sì. Allora, poi chiudiamo in bellezza con la canzone. Sì. Però dimmi tutto. Sì. No, no, ecco, volevo ringraziare intanto Caffè TV. Guarda, io sono piena di messaggi, eccoli qua. Ecco, non sono riuscita a leggerli perché però ve li consegno poi. Ecco. Volevo ringraziare intanto questa bellissima televisione che ha capito veramente che queste cose sono importanti e ci ha dato questi spazi. Cosa fai, Dorina? Non ho guardato. Guarda che è un bell'uomo, dai, guarda. Notello, sei bello. Ecco. Allora, no, appunto, dicevo che devo ringraziare questa bellissima televisione che ha avuto questa sensibilità di invitarci e appunto, come diceva Nicoletta, è stato bello anche per loro perché è stata una bella esperienza anche per loro. E ringrazio quelli che hanno chiamato, certo, in diretta. E tornerete. E torneremo in primavera senz'altro. Vi devo dire un'altra cosa, le nostre altre proposte, noi facciamo una commedia che si chiama Scuola della Volta, abbiamo 12 alunni, c'è la maestra, c'è il bidello, c'è il prete che arriva a fare il catechismo, ci sono tanti. Facciamo il matrimonio d'altri tempi, un bellissimo spettacolo con tutte le varie fasi del matrimonio di una volta e alla fine le nozze contadine che con la gallina Alessa, con il risotto dei fegatini. Ci autoinvitiamo. Allora sei invitata, ecco, già. Ecco. E offriamo anche a chi ci viene a vedere, offriamo un risotto di fegatini. Guarda, ci siamo tutti noi. Ecco. Allora tu ci sarai, Nicoletta, vero? Vengo anche con la troupe qua. Sì, sì, vieni anche col tuo hotel. È fegatello. È un altro pardià, sì, benissimo. Ecco. Allora, ti dico che è sorta anche un'amicizia. Benissimo. Ecco. Io vi sento amici. Bene. Va bene. Allora, io non abbiamo preparato niente, perché noi sapete, ormai siamo da 30 anni che facciamo questo lavoro, andiamo a braccio, andiamo così in diretta. Andiamo così. Non abbiamo preparato la canzone, vai con qualcosa e chiudiamo in bellezza. Fate voi una canzone, quello che volete. Vai, io vi metto il microfono. Questa è una canzone inedita. Inedita. Saluti a tutti, se vi è piaciuta questa cosa, a mercoledì e loro vi cantano qualcosa. Quando me pare batte a me mare, scagne carreghe faceva voi. La 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 la. Quando mi pare batte a me mare, scagne carreghe fase a voar. Pisvelti e mi crede che fosse allegria e in compagnia buttavo anche a me. La 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 la.